Alice, finalmente sono a casa, il mio esilio è finito. Però come esilio, direi che è stato abbastanza piacevole, non ti sembra? E poi, se tuo fratello non ti costringeva a stare in collegio, con chi avrei fatto amicizia per 3 anni? Anzi, adesso, appena vedrò Roderick, gli darò un bel bacio di ringraziamento. Parli del fratello di Emily come se lo conoscessi. Certo che lo conosco. Le lettere che scriveva ad Emily le leggevamo insieme. È un uomo straordinario. Ne sono quasi innamorata. Leggevate insieme anche le lettere che scrivevo ad Alice? Certo. Anche lei ti conosceva prima ancora che ti vedesse. Davvero? Bentornata, Miss Emily. Grazie. Grazie. Ma voi chi siete? Alastair, il nuovo maggiordomo. E il vecchio Joseph? Non saprei dirvi, Miss Emily. Da questa parte, prego. Vostro fratello come accoglie gli ospiti inattesi? Molto bene, non vi preoccupate. Speriamo. Perché invece il tempo ci sta cogliendo piuttosto male. Grazie. Cosa c'è? Quando lasciai il castello, mio padre era ancora vivo. Voi non eravate presente quando... No, fu un anno fa, le dette la notizia a suo fratello. Roderick. Mia cara. Come sono contenta di vederti. Mi sei mancato moltissimo in questi anni. Anche tu, Emily. Quando sei partita eri una bambina e ora... Sono una donna. Roderick, devo ringraziarti. Hai fatto molto per me, ma ormai sono maggiorenne e la mia vita dovrò affrontarla da sola. Manca ancora una settimana al tuo compleanno. E fino a quel giorno la tua vita appartiene a me. Scusami. Mio fratello Roderick. Milord. Alice e John Taylor. Molto lieto, Milord. Alice è la mia più cara compagna di collegio. Lo so. Mi parlava di voi in tutte le sue lettere. Mio fratello era venuto a Londra per riportarmi a casa, a Dublino. E invece Emily ci ha portato tutti e due in Scozia. Ha talmente insistito. Volevo che Alice mi aiutasse a spegnere le 21 candeline della torta. Oh, a proposito, dovrò dire a Dorotea che mi prepari... La nostra vecchia governante era stanca di servire. È tornata a Glasgow. Anche lei non c'è più. Abbiamo altre persone di servizio, cara. Alastair? Fra poco sarà servito il pranzo, se i nostri ospiti vogliono prepararsi. Milord. Accompagnate Miss e Mr. Taylor alle loro stanze. A più tardi. Scusami. Scusami, ma questo mio ritorno a casa, dopo che il povero papà... Non devi scusarti, Emily. Ti capisco, cara. Roderick.
Bentornata, Miss Emily. Grazie, Miss... Eleonor. Miss Eleonor è la nuova governante. È tutto nuovo qui, nella nostra casa. Miss Eleonor merita la nostra gratitudine per come svolge le sue mansioni. Grazie, Milord. Spero di ottenere anche la fiducia e la simpatia di Miss Emily al più presto. Va ora, è fatti molto bella. Ricorda, da oggi sei la castellana. Accompagnate mia sorella nelle sue stanze. Sì, molto. Ma voi non sapete che cos'è la mia Irlanda. Conoscete Dublino, immagino. Oh, sì. Che cosa ne pensate, Milord? A me piace molto l'Irlanda. Penso solo che sia un paese un po' arretrato. Da educare. Secondo voi noi dovremmo andare tutti in un collegio inglese? Oh, no. Ne esco proprio adesso. Sentito? Sì, un tuono. Qui in Scozia i temporali sono violenti. No, non il tuono. L'urlo. Anche a me è sembrato di aver sentito come un grido. Ma per la verità, più che un grido sembrava un latrato. Probabilmente è così. Sarà stato un cane. Già, i nostri contadini ne hanno molti. Tranquillizzatevi, domani vi sarete abituati ai grandi boschi e ai vecchi castelli. Sono una sciocca. Mia sorella si impressiona con molta facilità. Buonasera, dottoressa. Buonasera. I signori hanno già finito di pranzare. Penso sarete stanchi del viaggio. Si è fatto molto tardi. È bene che andiate a riposare. Io non sono stanca. In collegio eravate già a letto a quest'ora. Buonasera. Chiedo scusa. Avrei voluto venire prima, ma purtroppo... I vostri pazienti ve lo hanno impedito. Sembra che l'orologio serva ai medici solo per ascoltare le pulsazioni. Se pensate che sia mia sorella, state sbagliando. Ah, lo so, vi ho sentito parlare molto di lei. E ho subito riconosciuto l'originale dal ritratto che mi avete fatto. Felice di conoscervi, Miss Emily. Il dottor Atwell. In pochi mesi si è guadagnato tutta la mia stima e la mia fiducia. Miss Alice Taylor, Mr. John Taylor. Ma il dottor Brenton... Il vecchio dottore aveva curato 3 generazioni di Blackford, ma purtroppo non ha potuto curare la quarta.
Vogliamo andare? Sarei desolato se la bellezza della nostra ospite si sciupasse per la stanchezza. Volete farmi arrossire, milord? Il mio nome è Roderick. Vi accompagno di sopra. Aspettatemi qui. Mi dovete una rivincita a scacchi. Missere. Sì? Siete molto gentili. Vi dispiacerebbe, mentre aspetto Lord Roderick, di far compagnia a un povero medico? Allora? Niente. Non mi piace l'atteggiamento che hai preso. Specialmente adesso che sono qui la sorella e quei due. Sei tu che devi trovare la maniera per liberartene. Se puoi. Vada! Lasciami, se lui entrasse in questo momento, tutto sarebbe finito per noi. Le hai portate? John. Thank you.
Avete bisogno di qualche cosa? No. Ascoltatemi. Ho sentito un urlo e ho visto... Oh mio Dio. Cosa dite? Siete sconvolti? Ah, è terribile. Lassù nella torre c'era un uomo, un mostro. Aveva le mani insanguinate. Urlava, vi assicuro che l'ho visto. Ma se nella torre non c'è nessuno, siete sicure? Forse vi siete addormentata? No. Non ho sognato. L'ho visto veramente. Anzi, c'era anche quella donna, Miss Eleonora. Che cosa dite? Miss Eleonora. Andiamo a vedere insieme. Avete paura, forse? No. Andiamo pure. Non c'è nessuno, siete convinte? Eppure, era qui, la stanza è questa. Una stanza abbandonata di una vecchia torre. Non è diversa da come possiamo immaginarla in un sogno. Tornate a dormire, Alice, e tranquillizzatevi. Scusatemi, vi prego. Ma mi sembrava tutto così vero, così terribile. L'orologio. Segnava la mezzanotte. Mezzanotte è adesso. Grande incendio e la vecchia abbazia andò completamente distrutta. Fu allora che morì il padre di Emily? Sì. Che uomo era? Dal ritratto si direbbe una persona di grande autorità. Non so, non l'ho conosciuto. Non immaginavo che qui tutto fosse così triste, altrimenti... Vostro fratello sembra molto più contento di voi delle vacanze al castello. Sì, soprattutto è entusiasta di Emily. È naturale, Miss Emily è affascinante. Molto. Però è una Blackford. Che volete dire? Oh, niente. Che appartiene a una delle famiglie più antiche e nobili di Scozia. Innamorarsi di lei significa andare incontro a molte complicazioni. Allora un Blackford non può sposare. Una qualsiasi. Non c'è nessuna legge terrena ad impedirlo, ma esistono dei pregiudizi
nati dalla tradizione, che sono molto più forti della legge. E se non si comprendono, è preferibile allontanarsi, credete? Secondo voi, io e mio fratello dovremmo andarcene di qui? Oh, no. Forse mi sono espresso male. Io sono felice di stare con voi. Ma forse Lord Roderick non ritiene... Se Roderick non fosse contento della nostra presenza, si comporterebbe in maniera diversa. Questa notte mi ha detto il contrario. Stanotte? Sì, stanotte. Passeggiata mi ha fatto venire fame. Ah, non dirlo davanti a mio fratello. Noi inglesi non abbiamo mai fame. Ci concediamo qualche volta di avere un po' di appetito. Davvero? Allora noi irlandesi siamo degli inglesi che hanno fame. Dottore, vi prego, devo parlarvi. Scusate. Se i signori vogliono prepararsi, il tè sarà servito subito. Ho deciso di dire tutto. Non posso più fingere. Perché avete fatto tornare vostra sorella? Era prevedibile. Non potevo impedirlo. Questa è la sua casa. Se le accadrà qualcosa, la responsabilità sarà vostra. Mia. Io mi sono limitato a dare dei consigli puramente professionali. Non dimenticatelo. E non li avete seguiti. Se mi aveste lasciato fare... Che avreste fatto? Mi rimproverate la pietà di non averlo ucciso? Mi auguro solo che la vostra pietà non ci conduca ad una situazione irreparabile. Dobbiamo andare. Gli ospiti staranno aspettando. Alice. Credo che avrò bisogno del tuo aiuto. Per cosa? Beh, non so come dirti, ma John e io... Su, continua. Non so se tu, ma John e io... Tu e John sembrate due colombi. Lo sapevo. Lo sanno anche i sassi, cara. Allora forse anche mio fratello sospetta. Dovrebbe essere cieco. Miss Alice. Roderick, cosa c'è? Non so come mi giudicherete, ma spero che perdonerete l'ignobile commedia che ho recitato stanotte. Emily, devi prepararti a conoscere una realtà molto dolorosa. Emily, quale? Quando ti scrissi che nostro padre era morto nell'incendio dell'abbazia, ho mentito. Mentito? Sì. Non è morto. Non è morto. Oh, Roderick. Allora perché mi hai detto così? Se lo vedessi, sfigurato, pazzo, un orribile mostro.
Ho dovuto tacere. Per te, per lui stesso, per il buon nome dei Blackford. Ho dovuto. Ma allora, era lui quell'uomo nella torre? Sì. Cercate di comprendermi. Forse non avrei dovuto farlo. Fino a questa notte speravo di poter nascondere la verità. Ma ora... Tu sapevi? No, io no. È stato tutto così strano. Quel grido mi aveva spaventata. Cercavo la stanza di John e senza volerlo mi sono trovata in quella cella. C'era quella donna. Stava facendo un'iniezione a quel poveretto. L'ho vista io, lo stava torturando. Non è vero, voleva fuggire e... È così. Infatti, è fuggito. Non sarebbe accaduto se non foste arrivata voi. Gli stavo dando il sedativo prescritto dal dottore. È la verità. È scappato nel bosco. Ho già mandato gli uomini per una battuta. Speriamo che lo trovino. È molto pericoloso. Pericoloso? Ma che può fare? No, andrò io nel bosco a cercarlo. A me non può fare del male. Vengo con voi. Fermati! Dove vuoi andare? È proprio te che vuole uccidere. Che dici? È mio padre. Vi prego, sedete. Lord Roderick deve dire ancora qualcosa. Parlate. Per favore. Sulla lapide della nostra tomba di famiglia è scolpita una vecchia profezia, cui solo... una povera mente malata potrebbe credere. Dice che la nostra casata si estinguerà con la decima generazione, qualora l'ultima discendente femmina superi in vita il 21° anno. 21 anni. Il vostro compleanno è il 23 ottobre. Quindi fra 5 giorni esatti. Il segno dello scorpione sull'orologio. Proprio così. Il nostro povero padre ha la mente sconvolta e crede in quella profezia. Per questo farà di tutto per ucciderti. Ma sta tranquilla. Come ho sempre fatto, veglierò su di te, notte e giorno. Allora, niente? No. Ho battuto il bosco per miglia, nemmeno l'ombra. E tu, Stephen, hai potuto trovare qualche traccia? No, milord, il bosco è grande. Siamo in pochi e per setacciarlo tutto ci vorrebbero 2 settimane. Organizzeremo altre battute. State tranquillo, milord, lo troveremo. Andiamo! Su! Morire.
tua tomba, Emily. Entra. Non resistere. Abbandonati nel sonno eterno. L'ansia e il tormento finiranno. Raggiungi la pace nella tua tomba. Emily uscire dal castello. Già, è svenuta, aiutatemi a riportarla a casa. Le signore sono scese. Sono nel salone. Ci sono novità? Tutto tranquillo, dottore. Non bevete il vostro tè? Oh, John, trovato niente? Non ancora, purtroppo. Ma Emily dov'è? È ancora in stanza. Non preoccuparti, in collegio era sempre l'ultima a svegliarsi. Ma le altre mattine era già in piedi a quest'ora. Via, non essere impaziente. Siedi e mangia con calma. Vado io a chiamarla. Sì, grazie. Rispondi, cara. Che cos'hai? Ti senti male? No, non lo so. Non hai dormito stanotte? Sì, profondamente. Forse hai fatto qualche brutto sogno. Non lo so. C'è qualcosa che non riesco a ricordare bene. Stanotte io... Emily, per l'amor di Dio, va avanti, continua. Tu stanotte... Io... Ti prego, va avanti. Che cosa hai fatto stanotte? Stanotte io... Non lo so. Non mi ricordo. Le pantofole sono sporche di fango. Sei uscita stanotte? No, Alice. No. Ma deve essere così. Ieri sera ha piovuto e le tue pantofole si sono sporcate di fango. No, non è possibile. Non ho mai lasciato la mia stanza. Ne sono certa. Pensaci bene, forse è questo che cerchi di ricordare. Non posso, non voglio ricordare niente. Non devo ricordare niente. Vattene! Oh, scusami. Ma vedi, io non mi sento molto bene oggi. Ti prego, lasciami ancora un po' sola. Vi raggiungerò tra poco. Thank you.
Ricordati che devi scegliere. Io o lui. Tutto dipende da te. Se avessi voluto, a quest'ora ti avrei già tradito. Come stai? Non è niente di grave. State tranquillo. È facile dirlo. Non sapete quello che Emily rappresenta per me. Lo immagino. Ed è per questo che vi ripeto di non preoccuparvi. Due o tre giorni di riposo e tornerà serena e felice come quando è arrivata. Non mi nascondete nulla. Avete la mia parola. Che cosa è stato allora? Forse l'emozione di quanto ha saputo. O forse è innamorato. Già, può anche darsi. Quell'irlandese. Sciocchezze. Per fortuna dopo il compleanno di Emily se ne andrà. E tutto sarà finito. E Miss Ellis? Rimane? Perché dovrebbe rimanere? Veramente? Un medico può interessarsi a studi sull'ipnotismo? Sì, certo, ma dato che Emily è in quello stato, è una strana coincidenza. Perché non me lo hai detto prima? Perché non sapevo decidermi. E poi, quando te lo dicevo, sei stato in giro tutto il giorno lasciandomi sola con Roderick. Roderick ti piace, è vero? Sì, mi piace. Se devo dirti la verità, a me non piace affatto. Nessuno mi piace qui dentro. Dal padrone all'ultimo dei servi. Buonanotte. Vanno a letto. Sarebbe ora che andassi a letto anche tu. È quasi mezzanotte. Vedrai che Emily si rimetterà presto se l'aiuteremo. In questo lugubre castello mai. Emily ha bisogno di sentirsi giovane. È questo il suo male. Qui invece tutto è vecchio. I mobili, le mura, la gente che ci vive. Ovunque, nell'aria stessa, c'è come un presagio di morte. John, ti prego. Hai ragione. Scusami. Sono preoccupato per Emily. Vorrei portarla mille miglia lontano da qui. Buonanotte. John. Vedrai che andrà tutto bene. Buonanotte. Emily. Ah, no! Calma, che cosa? Lui, non voglio! Lasciatemi! Ah, Emily! No! È troppo orribile! Lasciatemi! Cosa fai, Emily? Non voglio! No! Non voglio! Che cosa succede? Cosa fate voi qui? Io ero nel corridoio. Lei è apparsa con gli occhi sbarrati. E quando ho cercato di scuoterla dal suo torpore, ha gettato un grido come se si svegliasse da un incubo. Lasciatemi. Lasciatemi. Lasciatela. Fate chiamare il dottore. Voglio vederci chiaro. No! Emily non ha bisogno di dottori. E tanto meno di un dottore come Atwell. Cosa avete contro il dottore Atwell? John! Niente di preciso. Vorrei chiarire alcuni fatti prima di formulare delle accuse. Se dovete fare delle accuse, vi pregherei di farle immediatamente. Il dottor Atwell è un gentiluomo e fino ad oggi ha goduto della mia completa fiducia. Sono un medico, milord, e non credo che il mio interesse allo studio delle dottrine ipnotiche e magnetiche debba essere giustificato. Capisco.
È comprensibile che il Mesmer con il suo libro abbia eccitato la curiosità e la fantasia di Miss Ellis. Ma molti scienziati seguono le sue teorie e affermano che l'ipnotismo non è solo una caratteristica di maghi e streghe, ma può essere usato invece anche in medicina. E spesso per questo vengono perseguitati e banditi dalla società. Spero che non abbiate usato mia sorella come cavia per i vostri esperimenti. Perché se così fosse io... Non dubitate. Io non posseggo forze ipnotiche sufficienti. Però è indubbio che lo stato di prostrazione di Miss Emily derivi da qualche cosa di molto simile a una suggestione ipnotica. Cosa volete dire? Spiegatevi. È difficile parlare quando si è imputati. Comunque vi dirò che la malattia di Miss Emily non è un malessere passeggero, ma qualcosa di ben più grave e indefinibile che al tempo stesso del corpo mina inesorabilmente anche lo spirito. Tutto questo è molto vago. Certo! Ma non ci avete ancora spiegato, dottore, come mai Emily, da allegra e spensierata che era, si è trasformata in poche ore in un essere debole, spaurito, privo della volontà di vivere. Lo avete detto. Privo della volontà di vivere. Miss Emily sembra soggiacere ad un lento, progressivo avvelenamento. Avvelenamento? Sì. Ma non è l'organismo ad essere intossicato, bensì lo spirito. E come credete di poterla guarire? Se rimane a letto è peggio. È per questo motivo che ho insistito perché si alzi ed esca in giardino. Non ho altri suggerimenti o cure per guarirla. Sono d'accordo con voi. Sì, certo. Ma... Emily si è alzata, sta scendendo. Credo di essere stato assolto. No, vi prego. Potevo soddisfare la vostra curiosità personalmente se mi aveste chiesto informazioni sul mio libro. Ma io... Sì, il dottore ci ha spiegato. C'è una sola cosa da fare per guarire Emily. Liberarla dall'incubo di quel vecchio pazzo che si aggira intorno al castello. Zitto, eccola. Come stai, cara? Meglio. Vi sentite di fare due passi fuori in giardino? Sì. Ma non allontanatevi. Voi non venite? No, ho trascurato i miei affari in questi giorni e vorrei approfittare di questo momento. Se permettete, posso farvi compagnia io? Se vi fa piacere. Moltissimo. Lassù! Emily! Emily! Guardate! Là, sulla torre! Mi è sembrato di vedere qualcuno. Deve essere lui, Lord Blackford. Non può essere mio padre, è assurdo! Se c'è qualcuno, Roderick lo troverà certamente. Non credo. Sarà stato un incidente. Qualche pietra pericolante. Un masso non si stacca senza che qualcosa... O meglio, qualcuno. Il castello è molto vecchio. Eppure, mi è sembrato di vedere l'ombra di un uomo lassù. Dov'è Alastair? Il maggiordomo. L'ho mandato io in paese. Ne avete bisogno? No, grazie. Niente. Non c'è niente. Sono salito fin lassù, ma non sono riuscito a vedere nessuno. Lo immaginavo. Possiamo andare, ora non c'è più pericolo. Sì, lo credo anch'io. Vuoi continuare la passeggiata o preferisci rientrare? No. Vicino a John mi sento sicura.
Come vuoi, cara. Miss Eleanor, volete venire con me, per favore? Appena starei meglio, verrai con noi in Irlanda. Ah, sarebbe meraviglioso. Sarà meraviglioso. Roderico non la consentirà mai a farmi partire. Domani è il tuo compleanno. Ormai non avrai più bisogno di consensi. Se mi ami veramente. Oh, John, perché puoi dubitarne? Se ci fossimo incontrati in altre circostanze, forse i nostri rapporti sarebbero stati diversi. Da che cosa lo deducete? Dal vostro carattere. Siete una donna che si lascia facilmente suggestionare dalle apparenze. Pensate che io sia una superficiale? Oh, tutt'altro. Forse il vostro difetto è dovuto esattamente al contrario, ad un eccesso di sensibilità. Per esempio, Lord Roderick vi è più simpatico di me, è vero? Non mi piace fare una graduatoria delle mie simpatie. Comunque ritengo Roderick un gentiluomo come ve ne sono pochi. Senza dubbio. A me dispiace solo che non mi mettiate tra quei pochi. Forse non ci crederete, ma io tengo molto al vostro giudizio. Io non ho detto che... Oh, vi prego, non dovete giustificarvi. Questa è la vita. Io amo voi, voi amate lui, e lui a sua volta ama un'altra. Un'altra? Oh no, dicevo così, per chiudere i lati del triangolo. Non esiste nessun'altra. Ho eseguito i vostri ordini, Miss Eleanor. Aprite! Presto, aprite! È solo uno svenimento. Portatela subito nella sua stanza. Alastair. Comandate, miss. Avete bisogno di qualcosa? Quando siete tornato? Da dove, Miss Ellis? Non siete andato in città per delle commissioni? Ah, sì. Sono andato a comprare delle medicine per Miss Eleanor. Miss Eleanor? Per Miss Emily. Mi ha mandato Miss Eleanor. Potete chiedere al dottore. Credo che sia stato lui ad ordinare le medicine. Io? Ah, sì, può essere. Il dottore può darvi tutte le risposte che volete anche su ciò che avviene di notte intorno al castello. Permettete, devo avvisare Lord Roderick. Debolissima. Il polso si sente appena. Emily. Piccola cara. Sono io, Roderick. Emily. Si sta riprendendo. Non avrebbe dovuto uscire. Sarebbe stato lo stesso. Lasciamola sola. Alice, restate ancora un po' con lei, finché non si è addormentata. Emily, ti prego, non vuoi dirmi niente?
No, non è la passeggiata che l'ha fatta peggiorare. La ragione va ricercata altrove. Nella paura. Emily vive sotto l'incubo di essere uccisa. Se nessuno finora è riuscito a trovare quel pazzo, lo stanerò io. Fosse questa l'ultima cosa che riuscirò a fare. Bevete! No! No! Ma cosa datemi fate? Quel bicchiere. No, è la medicina! Siete pazzi! Lasciatemi! Datemi. No! Cosa succede? Emily ha gridato, lei lo sta avvelenando! Ma che dite? Cosa c'è in quel bicchiere? Perché non rispondete? Se non vi fidate di me, datele voi la medicina. Sono 10 gocce.
raggiungi la pace eterna. Sei morta, Emily. Sei morta. Emily! Emily! Emily, non mi senti? Emily, rispondi! Perché piangete? Niente, solo quando penso che Miss Emily compie oggi 21 anni. L'ho vista nascere, sapete? Sì, capisco. Questa è la torta che preferisce. Per questo Lord Roderick ha voluto che oggi foste qui con noi. Grazie. Signor John è stato trovato ferito. John! John, mio caro! John! Thank you.
L'anima mia si acquieta in Dio solo. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Il Signore è misericordioso e giusto. Anima mia, acquietati in Dio solo, perché da Lui solo viene la mia speranza. In Dio è la mia salvezza. Non sono morta, Roderick. Non sono morta. Devo farmi sentire, perché non riesco ad aprire gli occhi. Muovi le mani, Emily, muovile. Mi vedranno. Non sono morta. Devo aprire la bocca. Devo urlare. Sono viva! Sono viva! Che la potenza appartiene soltanto a Dio. Ascoltatemi, Elise. Non posso più tollerare che abbiate dei sospetti su di me. No, aspettate. Desidero più di voi vendicare la morte di Emily. Vendicare? Sì. Emily è stata uccisa. Dalla stessa persona che ha ridotto in fin di vita vostro fratello. Sono certo che egli l'ha seguita per tentare di impedirne l'omicidio. Ma Emily è morta nella sua stanza, nel suo letto. No. Emily veniva in questa chiesa tutte le notti. Che cosa dite? Ma allora,
Se lo sapevate, perché non lo avete detto prima? Sì, è vero. Forse la colpa è soltanto mia. Ma ho fatto l'impossibile per impedirlo. Credetemi. Io sono venuto al castello per questo. Per scoprire il mistero dei Blackford. La prima vittima di questa catena di delitti è stato il dottore che mi ha preceduto. Un mio caro amico. Curò lui, il vecchio Lord Blackford, dopo l'incendio che lo deformò in quel modo orrendo. Prima di morire mi scrisse. E della sua lettera non ho mai parlato a nessuno. Cosa c'era scritto? Mi informava di aver scoperto che il vecchio Lord non era affatto pazzo e di aver tentato di impedire a Roderick di darlo per morto. Non crederete che... Il dottore morì subito dopo. Di una sincope. Esattamente come Emily. Qualche tempo dopo venni io. Ma riuscii a visitare il vecchio soltanto in rare occasioni. E mai da solo. Per questo consigliai Roderick di mettergli vicino un'infermiera. Una donna di mia assoluta fiducia. Miss Leon. Già. Ma purtroppo non pensavo che Roderick avesse tanto fascino sulle donne. Io non crederò mai che Roderick... Là! Guardate! Restate qui. Lord Blackford. Dovevo immaginarlo. Assassinato. E deve essere morto da 2 o 3 giorni. Ma allora Emily e John... State calma, Alice. Vi prego. Devo correre al castello adesso. Non posso farlo, è inutile. Perché lo vuoi uccidere? Nessuno sa chi sei e lui non ti conosce. Avrei potuto farne a meno se quell'idiota di Alastair non avesse ucciso il vecchio Lord. Se scoprono il cadavere, si accorgono che è morto prima di Alastair. E lui mi ha visto ieri sera al cimitero. Dammi il pugnale. No, non te lo permetterò mai. Basta con i delitti, basta! Zitta! Non avrei dovuto fidarti di te. Maledetto, ormai non mi servi più. Sarebbe stato meglio che non vi foste svegliato. La morte vi avrebbe colpito senza che ve ne accorgeste. Voi? Allora? Sì, io. Ora lo sapete. Ma la vostra scoperta non vi servirà. Morirete anche voi come Emily. Emily è morta. E voi? Suo fratello l'avete uccisa!
Ho dovuto. La profezia. La profezia ha voluto così. Io non avrei voluto. Ma dopo tutto, che cosa conta la morte di esseri inutili di fronte alla vita e al futuro della stirpe dei Blackburn? Pazzo, siete un pazzo! Uccidetemi pure, ma non riuscirete a sfuggire al castigo! Fermo! Basta, Roderick. Gettate via quel pugnale. Ormai è finita per voi. Non potrete più nascondere i vostri delitti attribuendoli a vostro padre. Possibile, tu sei morta. Fermati, Roderick. Aspetta. Vattene. Roderick, aiuto, aiuto. Vattene. Scusa. Vattene! A quando le nozze? Sarà Emily a deciderlo. Farò tutto ciò che lei vorrà, purché riesca a dimenticare. Quando si è felici è facile dimenticare. Ma io resterò sola. Potrei tentare io di aiutarvi se lo volete.